Non ha un nome, non si capisce bene di chi sia la competenza, se della provincia, del comune di Grottaminarda o del comune di Mirabella, ma è la bretella preferita dagli incivili, da quelli troppo pigri per fare la differenziata, e così, nonostante i periodici interventi di bonifica e il cartello vietato gettare rifiuti, puntualmente quei 500 metri di strada tornano ad assumere l'aspetto di una discarica. Si tratta della deviazione di collegamento tra la provinciale 36 e la statale 303 e quindi mette in comunicazione Grottaminarda con Frigento, Gesualdo, Fontanarosa, Mirabella e molti altri paesi. Si trova a pochi chilometri dal santuario di Carpignano e dunque è strada di passaggio anche per molti pellegrini in visita alla Madonna Nera, ai quali non appare certo una bella cartolina di presentazione. Attualmente sparpagliate sul ciglio della strada in diversi punti vi sono centinaia di bottiglie di birra in mezzo a cartoni, secchi, bottiglie di plastica, lattine, buste di immondizia indifferenziata e finanche toner di stampanti e pezzi di elettrodomestici. Un vero scempio che si ripete periodicamente da anni e che finisce con il danneggiare anche gli agricoltori della zona, perché la barbara pratica del lancio della busta dalla macchina inevitabilmente insozza anche i campi lungo la strada, in particolare i magnifici oliveti e i boschetti di quercia e olmi dei due versanti di Mirabella e Grottaminarda. Ed è molto arrabbiato il sindaco di Grottaminarda, Angelo Cobbino, che ha già predisposto un nuovo sopralluogo nella striscia di propria competenza per organizzare l'ennesimo intervento di pulizia, sapendo già che dopo pochi giorni la situazione tornerà come prima. Stiamo valutando di posizionare telecamere nascoste, afferma. È davvero un peccato che in una cittadina dove c'è un grande impegno per differenziare e un attento servizio di spazzamento vi siano poi episodi come questo in aree extraurbane di grande passaggio che vanificano tutto.